periferia sud-est di Roma, 90.000 abitanti che vivono qui a Torre Angela, quartiere appollaiato ai bordi del grande raccordo anulare. Non manca il verde e i palazzoni giganti di altre periferie qui lasciano lo spazio a condomini di 4-5 piani. Ma le difficoltà ci sono, si leggono nelle storie di chi qui ci vive. Difficoltà soprattutto di tipo socio-economico, presenza di molti migranti arrivati da poco tempo, presenza anche di ragazzi con diverse tipologie di difficoltà anche fisiche. Torre Angela è una delle aree periferiche della capitale scelte da zeroviolenza.it per organizzare un corso antiviolenza a scuola. Perché nelle periferie non va nessuno e questi corsi sono stati organizzati da Zero Violenza Donne, che ha scelto le periferie anche più disagiate, più lontane, meno raggiunte da chiunque poi faccia corsi di formazione. 5 lezioni da 2 ore ciascuna, destinatari non i bambini e gli adolescenti, ma chi li affianca e li sostiene nel percorso di crescita. La città dei bambini nella mente degli adulti è un progetto di zero violenza realizzato grazie al contributo della Regione Lazio. È pensato e dedicato a genitori e insegnanti per dare loro quegli strumenti e quelle informazioni che gli consentono di realizzare una buona crescita. Le difficoltà che incontriamo con i ragazzi sono difficoltà che nascono dalla famiglia e spesso le famiglie si sono mostrate povere di mezzi per affrontare specifiche situazioni, ci chiedono aiuto. Cosa può scatenare la violenza in ragazzini, adolescenti? Chi ha subito violenza tende a ripetere la violenza perché si identifica con l'aggressore ed è una difesa che serve a tollerare le violenze subite. Ma questo è soltanto uno dei motivi, perché paradossalmente ad esempio vediamo comportamenti violenti in bambini e adolescenti che vengono da famiglie sufficientemente buone o in apparenza buonissime, dove però è stata bandita completamente l'aggressività, la conflittualità in nome della non violenza. Questo si estrinseca anche nella mancanza di una funzione normativa da parte dell'adulto che ha difficoltà a dare regole. Tutto questo ha prodotto, non dico una generazione, ma insomma quasi, di ragazzi e ragazzine con un io veramente debole, non in grado poi di controllare i propri impulsi quando invece sarebbe necessario farlo.